Daniela, parliamo proprio del furto d'arte e dobbiamo dire che non è solamente una storia antica, perché ancora oggi si pratica e dobbiamo dire che è veramente una pratica molto assidua. Si parla di un giro d'affari, pensate, che vale dai 4 ai 6 miliardi di dollari. C'è un commercio internazionale. Secondo l'Interpol, l'Organizzazione Internazionale delle Polizie Criminali, mancano all'appello oltre 20.000 opere, tra le quali abbiamo veramente dipinti da Van Gogh a Picasso. Nel 2022, grazie ai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Archeologico, hanno recuperato oltre 80.000 beni artistici per un valore di oltre 80 milioni di euro. Allora, la nostra inviata Rebecca Vespa Berggrund è andata all'interno del cavò dei tesori recuperati proprio dall'Arma dei Carabinieri. Guardiamolo insieme il servizio. La lotta al crimine è anche tutela del patrimonio culturale e l'Arma dei Carabinieri si occupa anche di questo. È un reparto speciale fatto di indagini e di investigatori. È il Comando per la tutela del patrimonio culturale. Entriamo dentro la sede operativa di Roma e scopriamo come lavorano. Le indagini partono dalla comparazione tra il bene individuato come sospetto all'interno del web, del deep web, del social media, con i beni che invece sono inseriti all'interno della nostra banca dati dei beni illecitamente sottratti. Quindi quando l'operatore trova questo match, da lì inizia la nostra attività investigativa. Ci troviamo ora, colonnello? All'interno del cavò abbiamo oltre 12.000 pezzi recuperati che vanno, diciamo, dai beni archeologici ai beni antiquariali, ai falsi d'autore e anche a pezzi di arte contemporanea. Sono in sequestro anche le strumentazioni. Qui abbiamo il classico spillone. Che cos'è lo spillone? Lo spillone è lo strumento dei tombaroli che serve per sondare il terreno alla ricerca di tombe. All'interno di questo corridoio c'è una storia investigativa che si è conclusa bene. Avete recuperato questi oggetti archeologici meravigliosi. Sono provento, diciamo, di scavi archeologici clandestini provenienti dal territorio italiano e che erano poi stati esportati all'estero. Colonnello, ma c'è una lista delle opere più ricercate? Attualmente è composta da 40 beni culturali da ricercare. La più importante, la numero uno, riguarda la natività del Caravaggio, che è stata rubata nel 1969 nell'oratorio di San Lorenzo a Palermo. E allora, l'abbiamo appena visto, furti d'arte ispirano poi, tra l'altro, quanti film, quanti libri. Allora, oggi ne vogliamo parlare, entriamo proprio nel vivo e lo facciamo con Angelo Bucarelli. Vogliamo veramente cercare di capire, anche partendo dalla storia. Critico d'arte, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno. E allora, partiamo proprio da quello meno recente. Agli inizi del Novecento, precisamente nel 1911, una storia che ha a che fare con un italiano, con uno dei quadri migliori, più conosciuti al mondo. Parliamo di Leonardo da Vinci e lo vediamo dietro. E la Gioconda, soprattutto. La Gioconda, che cosa accadde? Beh, è una storia veramente curiosa, come molti di questi avvenimenti furtivi poi raccontano, perché le opere d'arte così importanti sono naturalmente estremamente segnalate, estremamente protette, e quindi è molto difficile. Però ci sono dei buchi nella protezione e accadono delle cose strane. In questo caso, nel 1911, un signore, un decoratore che lavorava al Louvre, si innamora pazzamente della Monna Lisa e decide di tenerla per sé, e poi anche con un risvolto patriottico di volerla riportare in patria, perché secondo lui, per un errore, Napoleone l'aveva rubata, cosa che non è vera, perché lo stesso Leonardo da Vinci l'aveva venduta al re di Francia a suo tempo. Quindi storia sbagliata e storia strana. Storia strana che poi affascinò il mondo, perché non si riusciva a trovare quest'opera. Il furto del 1911 fu ritrovata anni dopo, nel 1914, e ha un risvolto ancora più curioso, che consentì, visto che fu ritrovata da un gallerista in Italia, perché lo stesso Vincenzo Perugia, il famoso ladro, la riportò in Italia e cercò di venderla a un gallerista di Firenze.
il gallerista di Firenze si rivolse immediatamente alla forza pubblica e quindi poterono arrestare il ladro. Quindi l'opera fu restituita alla Francia, ma prima di restituirla alla Francia fu l'unica volta che la Gioconda dal tempo di Leonardo ritornò in Italia e fu esposta a Firenze e a Milano. Allora, abbiamo tutta una serie di quadri, passiamo anche 1969 con la Natività di Caravaggio, però una cosa che le voglio chiedere è pensare al 1900, quindi agli inizi, arrivando oggi al 2024. Prima abbiamo detto comunque i furti fanno parte della storia, però in realtà fanno parte anche del presente. Assolutamente. Come sono cambiati, le posso chiedere, anche i furti? E soprattutto, prima lei stava dicendo che erano andati proprio dal gallerista dicendo ho il quadro, lo vogliamo comprare. Oggi un po' le cose sono cambiate perché è molto anche, diciamo, i riflettori sono molto più accesi, è anche più difficile e più complicato, allora, fortunatamente. Innanzitutto i sistemi di sicurezza sono talmente sofisticati che diventa veramente molto difficile fare il furto. Poi con l'avvento di internet, dell'online, della catalogazione dei beni, è molto difficile sfuggire, specialmente per opere conosciute, all'elencazione e all'archivazione, quindi non si passa inosservati. I carabinieri fanno uno screening totale, per esempio, delle aste, delle vendite, e hanno una database veramente molto importante, quindi è molto difficile poi commercializzare queste opere. Molto spesso questi furti vengono fatti su commissione. Su commissione. E molto spesso non vengono ritrovati, come proprio in questo caso specifico. Beh sì, ci sono tantissime opere veramente molto importanti che non vengono ritrovate. Una cosa curiosa, per esempio, è la storia del ritratto di signora di Klimt, che fu rubato e poi misteriosamente ritrovato anni dopo in un pertugio di un muro di una villa. Quindi veramente sono storie molto, molto, molto curiose. E noi dobbiamo dire anche grazie a tutti coloro del passato che sono stati capaci di difendere, di proteggere, di custodire, di nascondere anche le nostre opere d'arte, così come proprio sua zia Palma Bucarelli, è vero? Sì, che fa parte sì. Comunque del Monuments Man, è vero? Beh sì, in questo caso diciamo che è stata un'operazione più che altro di salvaguardia per prevenire le razzie che i nazisti stavano facendo ritirandosi attraverso l'Italia. C'era il pericolo prima di tutto di bombardamenti, ma anche di razzie delle opere. Prima abbiamo parlato anche dell'oro che stavano cercando anche di prendere. Assolutamente, assolutamente. Oro e arte. E mia zia era stata fatta nel 1941 direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e con uno degli artisti di allora, Giovanni Omiccioli, organizzò la movimentazione di tutte le opere della galleria da Roma al Palazzo Farnese di Caprarola, che sembrava il posto fuori dalla traiettoria del ritiro dei nazisti, con degli ambienti adatti a poter ospitare le opere. Poi purtroppo la linea di ritiro dei nazisti si spostò proprio nel Viterbese, quindi sulla linea di Caprarola, e quindi dovette nottetempo riportare. Non fu cosa facile perché era sotto i bombardamenti durante la notte con dei camion, insomma una cosa molto avventurosa. Angelo, siamo in chiusura. Questo è il libro di... Sì, è una raccolta di fotografie, una selezione dall'archivio personale di mia zia Palma, ed è interessante perché ci sono le fotografie dei suoi incontri con gli artisti, eccetera, e anche una pagina di fotografie di Palma mentre impacchetta tutte le opere d'arte. Grazie Palma, grazie Angelo per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie.